Il programma è presentato da Grazie Mr. Student, siamo la Bionda e la Mora. Siamo qui per sapere qualche opinione sui nuovi rappresentanti di istituto. Andiamo. Ciao. Grazie da parte mia. Beh, non vi caccio fuori i numeri perché non me li ricordo tutti, quindi 175 volte grazie, più o meno, no? E comunque... Volevo ringraziare anche i ragazzi della lista, ovviamente, che mi hanno accompagnato in questo percorso. Salve ragazzi, siamo in compagnia di... Corrado Barbarisi. Corrado, cosa pensi dei nuovi rappresentanti di istituto? Ma sono bravi ragazzi, si sa, sono ragazzi che hanno avuto una grande esperienza anche l'anno scorso, spero possano fare grandi cose, soprattutto Buonome e De Salvo sono i miei preferiti. Beh, penso che i ragazzi al finale siano tutti e quattro capaci di intraprendere il loro ruolo. Tra i miei preferiti ci sono Buonomo e Simeone, penso siano proprio i migliori per fare proprio i rappresentanti di questa scuola. Penso che sono bravi ragazzi e che riusciranno a risolvere i problemi di questa scuola. Infatti un rappresentante dell'anno scorso è stato eletto anche quest'anno, appunto perché quello che ha iniziato l'anno scorso riuscirà a continuarle anche quest'anno. E sono davvero in gamba, anche se io avevo lottato per una ragazza, Ilaria Nigro, che secondo me è molto importante che ci sia anche una figura femminile nel corpo dei rappresentanti. Che sono dei bravi ragazzi, in più sono molto qualificati per il loro ruolo e li conosco tutte le persone, soprattutto Simone, lo vedo molto qualificato. Io penso che abbiamo fatto una ottima scelta a scegliere questi ragazzi come rappresentanti di istituto e so che porteranno avanti i nostri diritti e le nostre convinzioni su questa scuola. Allora, sono molto contenta perché sono dei ragazzi capaci e spero che riescano a portare avanti il lavoro iniziato dagli altri rappresentanti d'istituto. Sono stata molto soddisfatta delle lezioni perché alcuni dei rappresentanti li conosco e sono molto bravi ragazzi. Allora, di Francesco De Salvo lo conosco di persona, personalmente il voto non è poi tanto anonimo, quindi l'ho votato e lo ritengo una persona estremamente responsabile e matura per la sua età e anche molto informata dal punto di vista, diciamo, politico, per quanto la politica possa entrare nella scuola. Simeone, la stessa cosa, non lo conosco di persona almeno bene, però mi sembra anche lui estremamente preparato. Simone anche molto preparato dal punto di vista politico, scolastico, molto preparato, ci ha avuto le mie, come dire, controversie in assemblea, però è sempre stato capace di rispondere con, come si dice, preparazione, ecco. E, Gabriele Malpede non lo conosco personalmente, non saprei dire, però per quello che ho visto alle assemblee dei rappresentanti mi sembrava preparato, anche lui molto disponibile, essendo anche molto giovane, anche vicino agli studenti, diciamo così. Un bacio, Mr. Student. Ciao, Mr. Student. Alle 10 Mr. Student. Ciao, Mr. Student. Il programma è presentato da